Ciao acquaponici e bentornati sul canale. Nel video di oggi siamo tornati qui da Eccellenza Sostenibile. Se vi siete persi il video di presentazione, vi lasciamo il link qui sullo schermo da qualche parte. Nello specifico oggi parleremo di idroponica, parleremo ovvero del loro impianto idroponico. Se non l'avete visto, lì c'è Alberto nascosto in mezzo alle fragole. Un impianto in NFT che adesso Alberto ci racconterà nel dettaglio. Ciao acquaponici, allora questo è il nostro impianto idroponico, ci serve differenziare le coltivazioni in serra perché facendo fattoria didattica abbiamo bisogno di far vedere varie tecniche e anzi grazie all'impianto idroponico facciamo capire la differenza tra un'agricoltura ancora basata sulla chimica di sintesi rispetto ai vantaggi dell'acquaponica che è organica, che è il nostro vero e proprio obiettivo. L'impianto è disposto su 15 metri e mezzo di lunghezza per 2 metri di larghezza, sono 18 canaline, il sistema è NFT, quindi a film sottile, al momento è presente un'unica vasca di raccolta di circa 550 litri, dove è presente una pompa sommersa che movimenta la soluzione nutritiva agli estremi. Dopodiché, dopo che c'è l'immissione attraverso dei tubi capillari da 4-7 mm all'inizio di ciascuna canalina, per semplice gravità, con una pendenza del 2,5%, l'acqua ritorna di nuovo in vasca di raccolta e così via. Abbiamo la necessità, proprio perché è una fattoria didattica, con le scuole, famiglie, di far vedere più essenze vegetali, quindi abbiamo un po' la difficoltà di avere una soluzione che vada bene un po' per tutto. Comunque, stiamo cercando e abbiamo a regime deciso di mantenere meno essenze vegetali. Sicuramente le fragole rifiorenti Sant'Andreas che sono state apprezzate, che vendiamo a privati, delle biete, dei fiori eduli, poi basilico, erba cipollina e abbiamo con successo, devo dire, ottenuto uno zafferano idroponico. Siccome lo zafferano, come voi sapete, no, deriva dall'Iran, dal Medio Oriente, è una bulbosa, però non va bene che stia in acqua, abbiamo utilizzato questi cestelli per tenere sollevato il bulbo e con una spugnetta per capillarità abbiamo fatto ottenere la soluzione nutritiva accessibile dal bulbo, che si è attivato e ha sviluppato le radici. In meno di 3 settimane abbiamo avuto la prima raccolta, quella che vedete oggi di questo primo lotto è la seconda fioritura. I bulbi sono stati presi di calibro 10+, e ci stiamo domandando poi se li trapianteremo in perlite per fare uno sviluppo, una riproduzione dei bulbi o semplicemente li cederemo e metteremo per un nuovo ciclo nuovi bulbi. L'impianto idroponico è supportato da queste lampade che a mio avviso non sono il massimo, infatti le dobbiamo cambiare, che il fornitore non le viene a ritirare. Sono delle lampade che in realtà non sono di potenza per la coltivazione ma sono a semplice integrazione, quindi sono utili per l'alterazione del fotoperiodo, infatti le fragole rifioriscono proprio grazie al fatto che facciamo un ciclo al momento di 18 ore di D e di 6 ore di buio, dalle 6 del mattino a mezzanotte sono attive le luci e questo ci consente appunto di avere le fragole rifiorenti. L'unica cosa è che con la stagione invernale, essendoci adesso meno sole, meno potenza e la serra abbastanza considerevolmente in ombra, abbiamo notato un calo della produzione. Bene, ci troviamo a fianco la vasca di raccolta di questo impianto idroponico che è un po' il cuore di tutto il sistema. Come raccontava prima Alberto, abbiamo questa vasca di raccolta al centro con diciamo questi due settori in idroponica con le loro canaline NFT. La pompa pesca in vasca di raccolta, porta a monte dei due settori, per gravità l'acqua torna in vasca di raccolta. In questa vasca di raccolta si andrà a gestire quella che è la soluzione nutritiva. Come la si gestisce? Disciogliendo, diciamo così, dei sali, dei fertilizzanti all'interno dell'acqua e poi andando a controllare pH e C, come abbiamo fatto anche in molti altri video dedicati all'idroponica.
In particolare qui loro utilizzano, diciamo così, una gestione manuale, ovvero hanno dei sacchi di sali, in particolar modo hanno un 20-20-20 più microelementi più dei sacchi legati al ferro e al magnesio che introducono in vasca di raccolta controllando pH e C e poi mandano questa soluzione nutritiva così preparata in giro per i due settori idroponici. Questa gestione, questa tipologia di gestione è una gestione, diciamo così, non performante, non efficiente nella nutrizione delle piante, in quanto come primo aspetto non è una nutrizione specifica per le colture che abbiamo all'interno dei sistemi. Secondo aspetto da considerare è che all'interno di questi sistemi abbiamo diverse colture, quindi è anche difficile creare una nutrizione specifica per la coltura che stiamo coltivando. E l'ultimo aspetto è quello legato al fatto che c'è uno sbilanciamento degli elementi nutritivi all'interno della soluzione. In altre parole, il rapporto fra i diversi elementi non è ottimale per la nutrizione delle piante. Per questo motivo abbiamo consigliato a questi ragazzi sostanzialmente di crearsi delle proprie soluzioni nutritive personalizzate. Si possono fare anche in maniera, diciamo, manuale, carta e penna, però ormai esistono anche dei software, ne abbiamo parlato in almeno altri due video, quindi vi lasciamo il link qui sullo schermo o in descrizione. Software che ci aiutano a preparare delle soluzioni nutritive specifiche per determinate colture che abbiamo all'interno degli impianti in quel periodo. Dunque, il primo upgrade che i ragazzi metteranno in atto è appunto quella di sostituire una concimazione fatta manualmente con i sacchi che prima vi dicevo con una soluzione bilanciata preparata con un software. Dopodiché la gestione di questa soluzione potrà essere manuale, ma loro ci raccontavano, insomma, che hanno intenzione di installare una centralina che riesca a gestire in maniera automatica la nutrizione, cioè in maniera costante analizza pH e C e introduce, diciamo così, i concimi che noi abbiamo preparato col software. Ok, un altro upgrade che metteranno in atto sarà quello di coprire la vasca di raccolta. Questo permetterà di ridurre l'evaporazione e ridurre la formazione di alghe, perché abbiamo un volume d'acqua molto ricco, diciamo così, da un punto di vista nutritivo, esposto alla luce, e questo favorisce la formazione di alghe. Per questo motivo la vasca di raccolta è collegata a una lampada UVC che è posizionata qui sotto, che serve sia a contenere le alghe filamentose, anche le microalghe in genere, ma serve anche per contenere la proliferazione di patogeni, per esempio, all'interno della nostra coltivazione vegetale. Bene acquaponici, come sempre per qualsiasi dubbio, curiosità o opinione di qualsiasi tipo scrivete qui sotto nei commenti. Vi ricordo nuovamente di seguire Eccellenza Sostenibile sui social, Facebook, Instagram, lasciamo qui sotto in descrizione il link di riferimento e noi come sempre ci vediamo domenica prossima col prossimo video. Ciao! Ciao, ciao.